tanti anni l'avanguardia attenta a tutte le necessità del territorio. Diciamo che fino ad oggi, noi, dato che abbiamo due tipologie di accoglienza, da una parte abbiamo i minori extracomunitari non accompagnati, i richiedenti asilo politico, e dall'altra abbiamo appunto gli adulti con problematiche soprattutto alcol correlate. E la legge appunto dice che queste due tipologie di accoglienza non possono convivere. E per questo la Regione ha voluto investire, darci appunto un contributo di 1,5 milioni per costruire questa struttura. E diciamo che la tipologia appunto di utenza è già presente, noi abbiamo 14 adulti che fanno un programma importante, no? Voi immaginate che qui chi arriva è distrutto dal punto di vista sanitario, sociale, personale, affettivo, economico, lavorativo, eccetera, e qui cerchiamo in 1,5-2 anni di ricostruire insomma, questa persona. Io con grande entusiasmo dico che oggi inauguriamo questa casa perché potrà darci anche ulteriori spazi, ulteriori possibilità e migliorare quello che già stiamo facendo. Sua Eccellenza, un momento importante questo per la comunità di Udine. Sì, è un momento importante. Già coloro che erano caduti nell'alcol erano già nella casa di Don Emilio. Io ho visto tanti anni fa, che è stato mio consigliere e confessore, questo grande prete. Però certo che il convivere assieme a giovani rendeva qualche problema. Quest'oggi mi pare che viene risolto quindi questo problema, anche perché la casa può accogliere più di qualche fratello che è caduto in questo problema, ecco, dell'alcol. Ecco, e quindi direi che diventa un segno probabilmente anche per la città. Tra l'altro avviene un messaggio per coloro che sono caduti in questo problema, ecco, che è possibile uscire riscoprendo attraverso una forma di educazione che vuol dire cavare fuori, no? Il grande progetto che Dio ha su ciascuno. Ognuno ha il sogno di Dio. Se si perde un uomo, si perde qualcosa di più importante di tutto l'universo materiale. E quindi che gli uomini scoprano attraverso uno stile di vita, un senso nuovo da dare alla propria esistenza, è una grande cosa, è una risurrezione spirituale, interiore, ecco, che mette in festa la terra e il cielo. Anche in questo momento difficile che sta vivendo l'Italia con molti immigrati che arrivano dalla Libia, ecco, che cosa, sì, possiamo fare un discorso un po' più ampio, qual è il significato di questa casa di accoglienza? Don Emilio inizialmente ha accolto giovani che uscivano da famiglie disastrate, altre volte tensioni tra marito e moglie, o separazioni. E quindi è stata una casa accogliente, aperta, non c'era mai la porta chiusa. Ecco. Successivamente questa casa è stata aperta ai giovani che venivano dall'est dell'Europa. Ecco. Mi pare che adesso si sono un po' ridotti di numero, però diventa in questo momento in cui abbiamo migliaia di immigrati che vengono che diventa questa casa un segno, un simbolo, perché in attesa che si possano trovare delle soluzioni nuove, importanti, definitive, il senso dell'accoglienza diventa un simbolo e un messaggio grande.